ragazzi, allora oggi super mega video haul. Non so se ne ho mai fatto uno così grande, lo so che lo dico sempre, però questa volta ho davvero, cioè, delle cosine. Vedrete, tante robine e tutte molto lussuose, quindi so che vi piaceranno. Comunque, so che ho il ciuffo che me lo nasconde, però se noterete che ho tipo una specie di bernoccolo qui orribile, è perché sono stata appunto da una zanzara. Dovete sapere, io mi spruzzo l'Autan, io faccio il bagno nell'Autan, l'ho detto in un video tanti anni fa e continua ad essere vero. Beh, il fatto è che io mi dimentico di spruzzarmelo sul viso e poi puntualmente tutte le zanzare possibili immaginare, track, e quindi mi ha fatto una specie di reazione, una specie di bernoccolo orribile. Io purtroppo sono come San Francesco, però non per gli animali, cioè non con gli animali, tipo i cagnolini, i gatti, sarebbe carino venissero tutti da me, no! Solo per gli insetti, tipo zecche, che probabilmente non è un insetto, cosa vuol dire? Beh, comunque avete capito, cioè zanzare, tutte quelle schifezze, tutte da me vengono. Comunque, oggi in realtà, ma perché io finisco per parlare di insetti? Comunque, oggi voglio farvi vedere appunto tutti questi acquisti lussuosi che ho fatto. Allora, ci sono un sacco di cose di, che ho preso da Valentino. E poi una me l'avete consigliata voi, se avete visto quel video sapete già di che cosa si tratta. Quindi tante cose di Valentino, diverse cosine da Chanel, poi acquisti Gucci, altri acquisti Saint Laurent, non lo so mai pronunciare, e poi altre cosine da Luisa Via Roma, che sinceramente non mi ricordo che cos'è, perché questo video l'ho lasciato in sospeso per talmente tanto tempo, perché volevo aspettare che mi arrivasse il pacco di Chanel. Finalmente è arrivato, finalmente filmo questo video, ma non mi ricordo più quali erano le prime cose che ho acquistato, cioè sono messa benissimo. Inizierei dal principio. Ta-da! Perché questo principio non lo so. Primo acquisto di Valentino, se non sbaglio questo, perché ne ho altre tre di scatole così, altre due. Questo, se non sbaglio, è l'acquisto che ho fatto con voi quando vi avete consigliato. Ta-da! Ta-da! Apriamo. Sì, è decisamente l'acquisto che ho fatto dietro il vostro consiglio. Appena aperto c'è la dust bag. Posso fare anche la voce del commesso di Valentino, se siete interessati posso fare la voce, però non so fare la descrizione così bene come lo fa, come la fa il commesso quando legge tutte le caratteristiche e i dettagli del prodotto. Ebbene, qui ci sono delle ballerine, non sono delle ballerine, ecco bene, sono già stata scartata come commessa. Ci sono queste slippers nude con borchie pregiatissime e molto fine. Ecco, infatti, non so parlare. Comunque, ho preso queste. Allora, io volevo prendere un paio di ciabattine estive da poter bagnare, da poter usare anche in spiaggia, in riva al mare, eccetera, eccetera, senza aver paura di rovinarle, perché molti sandali di lusso, tra virgolette, che ho, non li metto mai al mare perché ho sempre super paura che si bagnino e che si rovinino per sempre. E quindi, ho voluto prendere un paio di ciabattine, però non sapevo quelle di prendere, e c'erano sia rosa che nere che nude. Però rosa, ecco, se avessi potuto mettere tre scelte su Instagram quel giorno le avrei fatto, però tra rosa e nude ho preferito nude, perché il rosa è un po' meno abbinabile, invece il nude va letteralmente con tutto. Stessa cosa le nere, però voi avete scelto, mi avete consigliato di prendere quelle nude. Io voglio darvi un consiglio: se cercate scarpe di Valentino, calcolate sempre, o se le volete prendere online, calcolate sempre mezzo numero, un numero più grande di quello che avete, perché io ho il 40 e su questo ho il 41. Mi succede anche con le décolleté, è una cosa stranissima, però è così, quindi state attenti se ordinate online. E tada! Ho preso queste, sono fatte in PVC, quindi sono appunto, si possono bagnare tranquillamente senza rischiare di aver perso un patrimonio oggi. Cioè, io non è che oggi non riesco a parlare, non riesco mai a parlare, però sempre. La suola è anche molto carina perché ha tutti questi dettagli floreali e non scivola, visto che io scivolo e mi ammazzo quasi sempre, almeno con queste rischio un po' meno. Sono molto carine secondo me, con questi fiocchetti, con, vabbè, le tipiche borchiette del brand della Maison, e tipiche borchiette di Valentino, hanno sempre questo hardware platino loro, sono metà tra argento e dorato. E sì, con questo fiocchetto è, insomma,
mi piacciono moltissimo e come vi ho detto speravo che sceglieste quelle nude, perché anch'io le preferivo e anche la ragazza che lavora da Valentino, tra l'altro, eravamo tutte e due che stavamo tipo, eravamo con le dita incrociate, vinceranno le nude, e poi hanno vinto le nude, quindi sono molto contenta. Abbiamo gli stessi gusti, ragazzi. Poi io passerei, almeno cambiamo un po' brand, poi ritorniamo su Valentino, e io passerei a Isso Laura. Se avete visto il mio primo video sugli haters anni fa, sapete, e San Lorando. Allora, adesso che la vedo, ecco dove era finita, pensavo di averla persa, invece l'ho rimessa nella scatola, perché questa l'ho usata una volta soltanto, e l'avete vista in uno scatto su Instagram, se non sbaglio, ed è la t-shirt, Saint Laurent, non lo so pronunciare, e con le labbra e il dettaglio, sigaretta, eccetera. E questa è molto più oversize rispetto, allora io ce l'ho uguale in nero, e però mi piaceva anche questa, solo che quella nera l'ho presa in size small o extra small, una roba del genere. Questa invece l'ho presa, non c'è scritto, credo sia una M, ed è molto molto larga e quindi è molto oversize, quindi insomma è più comoda e da utilizzare in un modo leggermente diverso rispetto a quella nera. Però sono molto molto contenta di questo acquisto, ho usato quella nera tantissimo e quindi ho voluto prendere anche quella bianca quando l'ho trovata. Poi non so che cosa scegliere, con cosa proseguiamo. Allora, proseguiamo con Gucci, anche la voce del commesso di Gucci vi posso fare la voce del commesso di Gucci. E apriamo questo fiocco bellissimo della Maison italiana, tutto made in Italy. Ok, basta Nicole. Ok, tada! Posso dirvi una cosa? Io questo acquisto l'ho fatto tipo un mese fa, sì, penso un mese fa, e non mi ricordo per niente di che cosa si tratti, ve lo giuro. Dovrei pensarci su, perché ho fatto quasi tutti questi acquisti li ho fatti online e quindi io non ho la più pallida idea di che cosa ci sia dopo un mese. Rendiamoci conto. Ta-da! Spacchettamento in diretta, non riesco ad alzarlo. Spacchettamento in diretta. Oh, Gatto Demmer si presenta nel background. Ta-da! Andiamo a desigillare, non so se esiste questa parola, ma fa molto commesso di Gucci. Andiamo a desigillare il sigillo preziosissimo. Ok. Il gatto deve notare che gliele può fregare meno. E io ancora non so. Oh, adesso mi ricordo, l'ho cercata talmente tanto. Era sold out sempre, praticamente. Poi un giorno, casualmente, sono là sul sito e c'era, e io l'ho presa subito. Ed è lei, ragazzi, è lei, la t-shirt che ormai si è visto ovunque e nessuno probabilmente la sopporterà più, quindi benissimo un momento per fare questo acquisto, Nicole. No, però è la t-shirt classica con il logo Gucci, lo so, cliché, tutto quello che volete, a me piace, secondo me è carina e la metterò volentieri. Anche questa mi sto rendendo conto, perché l'ho aperto adesso con voi, mi sto rendendo conto che sta roba è enorme praticamente. Ma che taglio ho preso? Ah, ok, ho preso una M, calcolate che la M è praticamente un XXL, ragazzi, perché c'è, voglio dire, sta in tutto il frame del video, è enorme, penso che vada portata oversize, io non lo sapevo, ho detto, boh, prendiamola in modo da stare comoda, prendiamo una M, è una barca, ragazzi, è una barca, o io l'ho presa da uomo e non mi sono resa conto, però dietro c'è questo dettaglio con questo fiore impreziosito, no? Cioè, quindi non mi sa tanto da uomo. Boh, non lo so. Comunque, se mi vedrete con sta maglia gigantesca, ho preso la M e pensavo fosse più piccola, così è. Comunque, se la volete, io no, non posso dirvi se la volete, c'è sul sito perché è passato tipo un mese, se non di più. Però io l'ho trovata, quindi può essere che ci sia. E se non mi seguite su Instagram non lo sapete, ma sì, ho tagliato un po' i capelli 5 cm perché volevo avere le punte più piene, quindi sono molto contenta. Ieri mi ha fatto questa pettinatura Goran, che ero tutta tipo super voluminosa. Oggi ovviamente è così, insomma, già è tanto se il ciuffo ancora non mi sta appiccicato alla faccia, anzi stava appiccicato alla faccia. Poi, allora, ho due scatole di Valentino, anche qui ho fatto questi acquisti tipo un mese e mezzo fa, e io vi giuro che non ho idea di che cosa c'è. Ok, adesso ho visto, adesso mi sono ricordata, cioè io veramente non mi ricordo, perché faccio sti acquisti, poi mi arriva e dico, boh, ok, quando filmerò il video, poi passa un mese, due mesi, e tada! Allora, dust bag, yes! Tuturu, poteva mancare, la mia musichetta non poteva mancare.
tanta tanta plastica e tanta cartana. Ok, ok, allora anche queste si sono viste tante in giro, tanto in giro secondo me. Almeno io su Instagram le vedevo un po' ovunque, il fatto è che mi sono completamente innamorata. Io ho quelle di una collezione limitata, simili a queste, però sono praticamente, sono molto, la suola è uguale, però la parte sopra è tutta tempestata di borchie color platino e non c'è questa fascia, ma poi ho visto queste rosa e cioè voglio dire potevo non prenderle, cioè le vedevo su internet e mi dicevo cavolo però sono carine, poi non volevo mai prenderle perché dico cavolo sono troppo simili a quelle che ho, cioè no, e poi ogni volta quando mi preparavo dicevo cavolo però oggi potrei proprio mettere, se le avessi starebbero bene con questo outfit. Alla fine mi sono fatto coraggio e le ho prese e sono, questo che numero sono? Queste sono, ecco, queste sono un 40 e mezzo, io non lo so, invece con le slippers, le infradito, questo è un 41, strano perché di solito io ho il 40, quindi almeno mezzo numero o un numero in più con Valentino, perché ti vogliono far sentire un po' più sfigata, quindi tipo ti fanno sentire di avere il piede gigantesco, quindi, tara, sì, sembrano veramente gigantesche, tara, tara. Sì, mi piacciono troppo, mi piace il fatto che siano rosa, c'era anche rosa metallizzato, e però non so perché, queste mi sembravano un po' più portabili, un po' più tranquille e da giorno rispetto magari a quelle con il particolare metallizzato, però mi piacevano molto anche quelle, devo dire la verità, quindi secondo acquisto Valentino, non avete idea del casino che io sto facendo qua, perché io non è che li metto via bene in modo decente, capito? Io lancio. Poi, cosa vi faccio vedere adesso? Allora, Luisa via Roma. Altra cosa, scusate se mi sparisco dall'inquadratura con molta nonchalance e molta professionalità da youtuber, ma... Tada! Allora, ho fatto questi acquisti giganteschi da Luisa via Roma, anche qua non so dirvi che cosa ci sia dentro, perché evidentemente ci stiamo rendendo conto in questo video che Nicole non si ricorda un tubo, e però vi garantisco che è passato davvero, cioè secondo me sono passati anche 2 mesi. Tada! E quando vi dico che non apro gli acquisti che faccio, intendo davvero, nel senso che non apro e poi non so dove ci sia. Allora, qui c'è la descrizione, non ci posso credere, ho preso un'altra cosa di Valentino, cioè io faccio acquisti di Valentino in boutique, online, su Luisa via Roma, cioè siamo veramente... No vabbè! Mi sono completamente dimenticata di aver preso questa t-shirt. E ho anche pensato l'altro giorno, cavolo però che peccato che poi non l'ho preso quella t-shirt sold out, non ci posso credere, invece ce l'avevo ed era qua. Cioè io sono completamente esaurita ragazzi. Oh mio Dio, ma anche questa è gigantesca, ma perché io prendo tutto gigantesco? Allora, qui c'è scritto, e io non sapevo che questa, oh mio Dio, posso dirvi che non mi, non lo so, penso di essere anche troppo fuori tempo massimo per rispedirla indietro. Allora ragazzi, dal sito non si capiva, ma queste lettere sono tipo incollate sulla maglia, sì, sono praticamente incollate, e vabbè, c'è scritto Givenchy Spring 18, quindi proprio, come dire, prossimo anno non la puoi indossare, perché c'è, e cioè nel 2019 mettermi la maglia 2018, sì, ma chi se ne frega, ovvio, però penso lo facciano apposta, e però non lo so se mi ispira tantissimo, appunto per via di queste lettere così appiccicate. Questa è stata un po' un, non lo so, e purtroppo vedrò se posso tornarla oppure no, devo farci un pensierino, vederla in videocamera non è così male, ma vederla da vicino con queste lettere tipo in plastica attaccate su mi sa un po' di, non proprio di un brand di lusso per giustificare il prezzo, non so come dire, anche se in generale Givenchy mi piace un sacco, però questa t-shirt, non lo so, vedremo. Comunque notare che anche qua ho preso una M perché volevo stare comoda ed ho preso una barca di maglia. Benissimo direi, bene ma benissimo. E poi ho preso questo top che mi ha fatto innamorare appena l'ho visto, ma non so dirvi di che brand sia, perché allora Self Portrait, ed è questo, ed è questa specie di, è un top molto non scollato, ma diciamo che ha la scollatura Bardot, mi sa che si chiama Bardot, ed ha tutte queste stelline e poi
ha il dettaglio anche sul davanti, così mi è piaciuto subito. Non conoscevo questo brand, ma quando l'ho vista, l'ho visto questo top su Luisa Via Roma, mi sono detta no, deve essere mio perché è troppo Nicole, è troppo carino. E poi arriviamo ad un altro acquisto Valentino, io cioè vi giuro non si può credere, e non so nemmeno che cosa ci sia qua dentro, quindi anche qua scopriremo insieme. Spero di non aver comprato due robe uguali. Dustbag, ta-da! Anche qua, mio dio, cioè, ma si può essere più? Io mi ero completamente dimenticata di averli ordinati e sono troppo troppo contenta, ragazzi. Sono i sandali Rockstud con colore nude, anche questi colore nude, e con tutte le borchiette. È arrivata l'estate e io non ho praticamente sandali decenti, se non due paia che si stanno praticamente aprendo, e mentre cammino letteralmente, cioè è imbarazzante, e quindi ho preso questi, ho preso il 41, devo provarli, spero mi vadano bene, se non mi vanno bene me li farò andare bene, e sì, li ho presi così, nude, e poi, già che ci siamo, vi faccio vedere subito anche l'altro acquisto Valentino, poi passiamo a Chanel, ragazzi, poi passiamo a Chanel. Ma io posso aver comprato 4 paia di scarpe Valentino? Beh, evidentemente mi piacciono le calzature di Valentino, ragazzi. Ta-da! Allora, apriamo dust bag. Tudu! E questi? Questi sto benissimo. Che cosa sono? Perché non vedevo l'ora di aprirli, di filmare questo haul, di aprire la scatola e di usarli, perché mi servono tantissimo. Sì, e sono i sandali Rockstud identici a quelli nude, però sono neri, ragazze, sì, sono piatti, non ho né quelli nude, non so se si è visto in videocamera, perché io sono tutta emozionata quando spacchetto ste robe, come se stessi scoprendo l'America, e niente, non vedevo troppo l'ora di filmare questo video, adesso che sono in questo momento sono super contenta, e sì, sono, sì, li ho presi perché uso un sacco i sandali in estate, vabbè, uso un sacco, tutti penso che usiamo un sacco i sandali in estate, però, volevo troppo avere sia questi che quelli nude, e quindi alla fine li ho presi entrambi. Notare che mi ero completamente dimenticata di aver preso quelli nude, perché io ogni tanto, possibilmente alle 3 di notte, mi viene in mente, sono fuoco, chi lo sa, ok, se la montagna resiste o cade tutto, io alle 3 di notte dovete sapere che mi prendono queste manie di shopping e io comincio a fare shopping pazzo e poi mi dimentico, la mattina dopo già non so più che cosa ho ordinato. E poi arriviamo, ok, allora, siete pronti? Apriamo prima questo piccolo pacchettino. Vi anticipo che questo grande è già aperto perché ho dovuto controllare il colore, quindi questo è quanto. Allora, piccolo pacchettino. Anticipo ringraziando Silvia della boutique di Chanel di Venezia, che è stata carinissima perché le avevo chiesto di trovarmi queste cose e lei me le ha trovate esattamente come volevo, e la spedizione è stata rapidissima, quindi sono super 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 contenta. E tadaan! Questi li avevo adocchiati da un po' e non sono passata da una boutique Chanel, perché sono stata ad Amsterdam, ma poi sono andata ad Alkmaar e non sono passata. Poi sono stata a Milano, ma non ho avuto tempo di passare, non ho avuto tempo di fare shopping. In tutti i posti in cui sono stata ultimamente non sono riuscita a fare shopping, quindi alla fine ho contattato direttamente la boutique di Venezia. Ta-da! È la prima volta che li vedo, ragazzi, li ho visti solo in foto, questo non l'ho aperto, volevo aprirlo con voi. Spero siano belli come online. Sì, non hanno la clip, grazie al cielo, mi era venuto un dubbio che avessero la clip. Ok, vi faccio vedere, tarà, non si vede niente, devo tirarli fuori. Ok, tarà, sono questi orecchini con la scritta Chanel e tempestati di zirconi. Allora, sì, tra l'altro sono bianchi. Allora, io questi quando li ho visti ho pensato, ok, sono stra kitsch, il logo gigantesco, a Tomar sicuramente faranno schifo quando li faccio vedere, non ho dubbi. Però ragazzi, secondo me con un outfit total black, molto elegante, con questi orecchini e nient'altro come dettagli, come gioielli, secondo me stanno da Dio. A me piacciono un sacco, anch'io inizialmente mi sono detta no, il logo...
e poi li ho rivisti e me ne sono innamorata follemente, volevo assolutamente averli. Si trovano sul sito, ma in molti mi avete scritto: ma sì, si può acquistare dal sito? No, sul sito si possono vedere i prezzi di alcune cosine, ma non si può acquistare, almeno a me non fa acquistare, cioè perché si sono messi d'accordo e no, io non ci riesco, poi non so se voi ci riuscite. Se c'è uno store online, fatemi sapere come si fa, vi prego, anche se appunto alla fine riesco sempre a rintracciare tutto, però sì, sono troppo contenta ragazzi, vabbè, oggi con questo outfit non ci stanno, altrimenti li metterei immediatamente perché troppo belli, e li ho visti anche da, li ho visti da Nikki Tutorials, però mi diceva Nevesa che in realtà lei li ha presi in prestito nelle foto da Patrick Star, non ho ben capito, comunque li ho visti da lei, amore a prima vista. Ma vogliamo arrivare a questo super 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 pacchetto che si vede, tada, che mi è arrivato, che finalmente, che ho aspettato tanto per filmare questo video, finalmente ce l'ho, bla bla bla. Ok, ok, vi dico subito, è un classico, anzi no, vi dico prima, stavo cercando questa cosa in rosa e da tanto, e Silvia infatti è stata molto brava perché ha praticamente rastrellato tutti i negozi d'Europa, ma non si trovava in rosa, e quindi alla fine mi sono detta sì, però c'è un altro colore simile al rosa che mi piace e che volevo da tanto, ed è questa, ed è beige. Ta-da! Vediamo, anche qui ho aperto solo questo primo incarto ed ho soltanto sbirciato il colore, ma non ho aperto il secondo incarto. Quindi potete vedere, sì, il colore è beige ed ho preso la... Ta-da, ta-da. Questa è la dust bag che ti danno quando compri una classica, altrimenti sono nere con la scritta Chanel bianca, ma questa dust bag particolare con il volto di Coco Chanel e con la firma di Karl Lagerfeld appunto la danno soltanto se il modello che compri è un classic. In questo caso si tratta proprio di un classic, questa è la... apriamo assieme, ta-da, ta-da. Strappiamo tutto, c'è chi apre pianissimo e tipo per non rovinare nel caso dovesse rivendere, ho capito, però insomma chi se ne frega, strappiamo. E ta-da! Ed è la... come si toglie tutta questa carta? Ah sì, c'è un altro pezzetto di scotch, tutta firmata, e c'è il logo ovunque, e tra l'altro su tutta la carta c'è il logo, c'è scritto Chanel in piccolo, ed è la Jumbo in... Wow! Spacchettiamo ragazzi! Sì! Molto bella, è stata confezionata molto bene. Ed è appunto la Jumbo in colore beige con hardware dorato e pelle caviar. Ho preso la caviar, che è quella con tipo i... con tantissimi puntini in rilievo, perché è molto più resistente, e specialmente in un colore come il beige non volevo prendere il lambskin, che sì, è un po' più elegante, un po' più carino, perché è molto più liscio, e il colore mi hanno detto che è leggermente più chiaro rispetto a, al caviar, sempre beige, ma essendo un altro tipo di pelle sembra più chiaro, però io ho assolutamente voluto il caviar perché non sono una che è maniacale per le cose che possiedo, nel senso che le borse le appoggio per terra, non sto attenta, forse dovrei, ma non sto attenta più di tanto, eccetera, quindi ho voluto prendere questa che è molto più resistente a graffi, pioggia, qualsiasi cosa, perché io vado proprio tranquilla, easy e relaxed. E sì, beh, le Jumbo, se vedete i miei video o se le conoscete, sapete benissimo, hanno tutte la stessa forma. Però c'era ovviamente anche i mini, ma io ho voluto la Jumbo perché secondo me la Jumbo è... forse perché io sono alta, però secondo me appunto la Jumbo è la misura perfetta, e ci sta anche un sacco di roba all'interno. Quando ho le Jumbo non ho mai problemi di spazio, qui c'è altra carta, in realtà vedete che ci sta davvero un sacco di roba. Non voglio deformarla troppo adesso che è nuova, perché me la devo veramente pregustare un po', devo togliere ancora tutte le plastichette, ma... Oh.
adoro il profumo delle borse nuove, ma è fantastica e la adoro, ragazzi. Sì, sono troppo contenta, troppo contenta. Volevo tanto quella in rosa, ma volevo un rosa particolare, non un fucsia, un rosa chiaro, eccetera. Ed è impossibile da trovare, nel senso che non è uscita con queste collezioni. Quindi quelle che si trovano sono praticamente sono vintage. E io volevo prenderla nuova, volevo. E poi quando l'ho vista beige, cioè mi è venuto questo flash del fatto che ho sempre voluto averla beige. E poi era un colore che tipo ho accantonato, che ho preso nel Vanity Kit, se è così che si chiama, ancora non sono sicura, però non so se è esattamente lo stesso beige di questa. E poi mi è ritornato in mente il beige, la Jumbo in beige, mi sono vista tutti i video e ho detto sì, assolutamente lei, hardware dorato, assolutamente, secondo me con la beige ci sta. Inizialmente pensavo, lo prendo silver, lo prendo dorato, e poi la ragazza di Chanel mi ha detto no, guarda che la classic è dorata, e adesso sono molto felice di averla presa con questo hardware, perché secondo me argentato sarebbe stata la stessa cosa. Quindi ragazzi, questo è il mega reveal di oggi. Sono praticamente sommersa da calzature Valentino, che cosa volete che vi dica? Vi ho fatto vedere tutto? Sì, vi ho fatto vedere tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video, perché mi è piaciuto molto filmarlo per voi. Mi piace un sacco mettermi a spacchettare le robe davanti a voi e siete sempre i primi a sapere quello che ho comprato, tra l'altro. Quindi questo è quanto, mia family, è sabato sera, quindi noi adesso usciamo, vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!